Un nuovo centro operativo della Polizia Stradale che nasce dall'unificazione di due sale operative, il centro operativo autostradale ed il centro operativo compartimentale. L'unificazione è finalizzata sia ad una maggiore razionalizzazione delle risorse, sia ad una migliore efficienza nel coordinamento degli interventi nell'ambito della viabilità ordinaria ed autostradale. Questa mattina, allo svincolo autostradale dell'Aquila Ovest, l'inaugurazione. La nuova sala operativa, da cui verranno gestite le pattuglie della Polizia Stradale operanti nelle autostrade A24 e 25, nonché quelle operanti nelle principali arterie stradali della provincia dell'Aquila, avrà anche un'importante funzione di coordinamento di tutte le pattuglie delle specialità in ambito regionale. Per quanto riguarda gli incidenti stradali, l'autostrada è l'unica virtuosa. Un centro operativo che mette insieme il COA, il centro operativo autostradale, e il COC, il centro operativo dei compartimenti. Obiettivo fornire maggiore efficienza, fare sinergie tra le pattuglie dentro l'autostrada e quelle che coprono sul territorio non autostradale, dare maggior garanzia agli operatori perché sanno che c'è una rete che li può supportare, ma dare maggior sicurezza al cittadino proprio perché questa dava la possibilità di avere una tempestiva, là dove fosse necessario, un tempestivo intervento delle pattuglie. Le autostrade sono l'unico territorio virtuoso. In autostrada la riduzione degli incidenti è in linea con l'Europa, meno 50%. Purtroppo invece complessivamente assistiamo a un incremento di morti, questo ci preoccupa, ecco perché bisogna aumentare non tanto la repressione ma l'educazione, la formazione, partendo dalle scuole. Noi facciamo tanto, progetto Icaro e altri progetti col mondo della scuola, credo che solo la consapevolezza che conviene rispettare le regole può aiutarci a ridurre questo numero e a portarci a quell'obiettivo che l'Europa ci dà di meno 2.000 morti entro il 2020. Per il questore Alfonso Terribile si tratta di un ulteriore presidio per la sicurezza stradale. Un nuovo presidio è sull'onda della innovazione, della riorganizzazione che il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha voluto. Centro operativo della Polizia Stradale di L'Aquila avrà un importante compito, quindi quello di coordinare l'attività di tutte le pattuglie della Polizia Stradale. Voi sapete che è la specialità più bella della Polizia di Stato in tutta la regione d'Abruzzo. Quindi questo porterà sicuramente una maggiore efficienza del personale che opererà i controlli su strada, su tutte le strade autostradali e statali della regione.